A seguire il dibattito Sconfiggere le ecomafie e dare un futuro ai territori, costruire lo sviluppo sostenibile. Il ricordo di Ilaria Alpi, Miran Rovatin e di tutte le vittime innocenti delle ecomafie. Le vicende che coinvolgono le ecomafie sono una questione che è più vicina all'Emilia-Romagna e Bologna più di quanto si creda, commenta Lunghi. Le frodi che si sono scoperte in regione hanno dimostrato infatti che anche qui esistono certi fenomeni e il rischio è che l'Emilia-Romagna non abbia ancora gli anticorpi necessari per combatterli, aggiunge. La giornata si conclude con uno spettacolo dedicato a Ilaria Alpi, nel quale la giornalista uccisa in Somalia 20 anni fa racconta la sua storia con la voce di Isabella Aragonese e Luisa Cattaneo. La rappresentazione, che si intitola African Requiem 20 marzo 1994, appunti di fine giornata, è andata in scena anche alla Camera dei Deputati e narra ciò che Ilaria Alpi e Miran Rovatin hanno visto prima di essere uccisi, con un racconto crudo che evoca rumori e odori della Somalia.